Allora, quando sarà finita la pena di Dell'Utri? Speriamo non tutti i 7 anni. E si dirà che il processo non doveva essere fatto, avremo tenuto in galera non un innocente, uno che i magistrati dovevano sapere, come ha indicato Strasburgo, che non doveva essere processato in assenza del reato. Contrada parla chiaro, non siamo qua a essere innocentisti o colpevolisti, ma può un magistrato non sapere se un processo si deve fare? Dobbiamo essere così legati non alla giustizia, ma all'incertezza, all'interpretazione, al teorema, al fatto che lui è il fondatore di Forza Italia e deve pagare per questo? Questa è la cosa intollerabile. Quando la Corte sarà pronunciata, avremo uno che ha patito la tortura e chi tortura deve pagare. Chi ha tenuto 10 anni in carcere Contrada deve andare in carcere. Questa è giustizia. Non c'è andato. È valso per Tortora, è valso per Contrada. Io non mi auguro che lui continui a stare in galera, ma per quanto ci sia stato, chi lo ha messo in galera ingiustamente e sarà sanzionato con sanzione all'Italia dalla Corte di Strasburgo dovrà andare in galera lui, No, Vittorio, altrimenti occhio non per capiamo occhio, più dove no. siamo. Quando si fa il Oh, ma processo, tra l'altro sto le cose non finendo, stanno quando si nemmeno fa il così, processo diciamola poi. ai criminali di guerra, come è stato fatto adesso, si processa qualcuno che in nome di un'azione che ha una motivazione che non voglio giudicare, ha fatto una cosa ingiusta. Ha ucciso persone, le ha torturate. In questo momento Dell'Utri è torturato in carcere essendo probabilmente innocente, ma certamente non processabile. Il reato non c'era. Vorrei Dovrei chiedere dirla qualcosa. al dottor Sabella, che è un uomo che ha fatto anche politica, Non ho qual è fatto il politica, no. reato di Dell'Utri, che non sia un reato, come dire, di umore, di atmosfera, di odore, di mafia. Qual è il fatto? Dov'è il fatto? Dov'è Allora. la cosa? Dov'è l'aiuto ai mafiosi? Al quartiere Ballarò lui ha preso 600 voti, Orlando ne ha presi 6.000. Qual è il rapporto con la mafia? Dimmelo, indichimi il fatto, non la presunzione o Allora, io non l'atmosfera posso o la, ovviamente come entrare nel dire, fatto, posso entrare perché no, il fatto è ma stato dovresti saperlo, è cronaca, è oggetto storia. della valutazione di ben 5 sentenze Non c'è il fatto, non c'è il fatto. Però se nessuno risponde su sto Non fatto è un c'è, casino, attenzione, perché attenzione, ognuno una ti dice cosa sei però. sentenze, cinque, ma ditemi È qual è scritto però il nella tempo. sentenza e nemmeno i giudici di nemmeno i giudici Oh, di mi avete Strasburgo ammazzato il mettono in dubbio concorso. il fatto, Ma come no? attenzione. Il problema è Ma un come altro. no? Il Allora, fatto, il giudice di Strasburgo di ha questa detto che cosa non parleremo esiste. diffusamente. Scalzi ha citato Non esiste. tutta una serie di magistrati. Io permettetemi di citarne uno, che è stato il primo ad applicare l'articolo, il concorso esterno all'associazione mafiosa e si chiamava Giovanni Falcone. Questo giusto per Lui ricordarlo, voleva le per una prove, questione però per cui senza saranno prove non stati faceva anche tutti fior di niente. magistrati e fior di personalità, ma il primo essere umano che in Ma lei questo la paese, sentenza della Corte attenzione, Europea l'ha letta e ho non la letto la condivide? sentenza, Immagino che non la condivide. basata su un presupposto che il reato di concorso esterno all'associazione mafiosa sia un delitto di creazione giurisprudenziale. Nel nostro paese non esistono delitti di E quindi creazione giurisprudenziale. scarceriamo. Quindi, conseguentemente, Non esiste proprio. se così fosse, tutti quelli che sono stati condannati anche successivamente al 1994, Lo penso anch'io. al 1994, dovrebbero essere scarcerati Lo e dovrebbero penso essere anch'io. assolti perché quel reato non Mi esiste. pare un'ottima idea. Questa è quella che è l'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha dato. Perché È una non si è corte, considerato in quella sentenza due norme. Che sono l'articolo 110 del codice procedura penale, del codice penale e l'articolo 416 bis o eh? Vabbè. 416 del codice penale. Dal combinato disposto di queste norme c'è il reato è previsto dalla legge, il reato di concorso esterno Scusi, all'associazione mi sa mafiosa, dire e l'ha detto dove? la nostra Corte di No, ne Cassazione, riparliamo tra interpretando pochissimo. la legge. Ne riparliamo tra Lei ha pochissimo. detto quello che ne pare, ma la Corte Sanzonetti, Europea non c'è una esiste. persona Ma che noi sta in carcere malata. dobbiamo rispettare tutte le corti e La non la Corte Corte Europea Europea. esiste, tant'è Non vero ho capito perché la dobbiamo rispettare la Corte Europea. No, lei non la sta rispettando. Scusate, Sta dicendo che sono dei cretini, che non attenzione, sanno leggere il la codice Corte Europea penale. Lo esiste, sanno tant'è leggere il vero codice che la penale. Corte di Lo sanno Cassazione leggere il codice penale. ha No, le ho chiesto cessato gli se la effetti Corte Europea ha esecutivi un della senso o no. condanna. Dottore Lei, Sabella, il dottor Contrada, attenzione, dottore Sabella, non non ha ci stanno revocato la capendo. condanna, non ha revocato il giudicato. Resta ancora però che il giudice deve entrare nel merito del fatto e il giudice che è in Sabella e che qui parla di una materia che deve conoscere, almeno rispetto alla storia, come ogni italiano non conosce il reato fisico, reale, concreto di Dell'Utri. Sa di una cosa che è un pranzo, giocare a Lo calcetto, conosco, ma non ne posso non ha fatto parlare, niente. è diverso. No, non c'è, sai che non c'è, Lei sai può dire, benissimo è che non c'è nessun omicidio, è reato. È un furto, uomo che non ha è una fatto nessun tangente, ha reato preso e una tangente, si può oltretutto, dire.
Ci dica una cosa concreta che ha fatto, ha ammazzato, sì, ha rubato. C'è scritto nel caso di imputazione, insomma, mi pare. Concorso esterno. Lo ha detto Iacoviello. Ma cosa ha dove fatto? Specificato? Se io devo dire a uno che non capisce che vuol dire concorso esterno in associazione mafiosa, cioè a quasi tutti, pentiti, qual è il reato che cosa ha fatto? Lei dice ha rubato, ha ucciso, ha rubato. Parte. La sentenza definitiva dice delle cose, ci sono pentiti che hanno raccontato come Dell'Utri. Si può usare il tempo, come dire, si può dire non più avrebbe, perché la sentenza ripete di definitiva, come Dell'Utri ha fatto favori alla mafia. Per esempio, avrebbe creato il partito che nel 94 fece incetta di voto, questo è scritto nella sentenza definitiva. Quindi c'è un comportamento riconosciuto dai giudici che ha fatto sì, quindi non confondiamo la parte penale che è stata fissata dalla sentenza, ha fatto sì che da un reato che deve essere scritto con le condizioni fisiche di malato. Ho capito, ma quelli l'hanno condannato su un reato che non esisteva, non su cose concrete. Il concorso esterno in un'associazione mafiosa. Allora, al direttore Sansonetti, dimmi una cosa sola. Al direttore Sansonetti, in quale paese del mondo esiste un reato che è concorso esterno in un'associazione? O sei in associazione sei, non è concorso esterno in omicidio. Scusami, fammi dire, se io vengo condannato per omicidio e lui per concorso in omicidio, abbiamo fatto due cose diverse, io ho ucciso e lui mi ha aiutato. Se siamo in un'associazione mafiosa, già il reato associativo esiste in pochissimi paesi al mondo. Esiste in pochissimi paesi al mondo, già il reato associativo, come lei sa, casomai un aggravante, ma rarissimamente esiste il reato di associazione. Solo partecipazione all'Italia esiste. Pochi paesi che lo persegue. Noi aggiungiamo il concorso, non si può si può fare il concorso in omicidio, in furto, in rapina, quello che vuole, non si può fare il concorso in associazione.